Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, vi salvo ancora una volta da vedere la mia faccia e vi parlerò precisamente delle Sennheiser CX7.00BT che sono delle in-ear Bluetooth di Sennheiser. Allora, essenzialmente tutto in uno. Cosa c'è in bando? In bando troviamo i tappini di silicone, sono esattamente ci sono quattro misure che quindi si adattano bene a un po' tutti i canali auricolari, e quindi non è un bando all'estremo questi tappini, però sono quelli che bastano. Poi in bando abbiamo ovviamente il cavo USB per collegare le cuffie a un alimentatore USB. Che cosa fa questo alimentatore? Permette alle cuffie di caricarsi. Comunque la durata è abbastanza notevole. Poi dopo c'è ovviamente questo sacchetto per portarsene in giro. Ma adesso parliamo più precisamente effettivamente di quelle che sono queste in-ear che andiamo ora a zoomare. Allora, i materiali sono plastica, però appunto il drive è comunque ben posizionato, ben posizionato, ben difeso all'interno anche di questo case in materiale plastico e non metallo. In plastica è anche quell'archetto, appunto quell'archetto che ci permette di indossarle comodamente senza far sì che poi dopo se vadano a cadere nel caso le dovessimo togliere. È un archetto che va al collo con tanto di microfono push to talk, e oltre ovviamente a fare questa funzione e essere sempre posizionato in una posizione corretta per ricevere la nostra voce al microfono, è ovviamente dotato del ricevitore Bluetooth, e nascosto in questa estremità c'è anche il connettore USB, e ovviamente c'è il tasto di accensione e i tasti di controllo. Per usarle con lo smartphone è molto semplice, basta connettere, attivare il Bluetooth e connettere le cuffie. Una connessione che avviene molto velocemente, e per usarle con la musica basta scaricare un'app di cui vi parlerò in un altro video di Sennheiser, gratuita, molto comoda, ma parliamo dell'app in un secondo momento, in un video dedicato. Allora, come suonano questi auricolari in-ear da 120 euro circa? Non è il prezzo di listino, è il prezzo appunto che si trova un po' street price, però appunto parliamo del suono. A mio avviso va un po' equalizzato, perché pur non essendo lo smartphone un modo a mio avviso idoneo per ascoltare musica, essenzialmente si può raggiungere qualcosa di meglio. Sono caratterizzate da un buon basso come proprio livello di quantità, anche se ovviamente non stiamo parlando di un prodotto hi-fi, come nel 99,99% di questa tipologia di auricolari e di cuffie, e quindi appunto essenzialmente hanno però sicuramente una buona quantità di bassi, e
a mio avviso, proprio per questo, vanno un po' equalizzate, togliendo proprio un filo di decibel in basso, per guadagnare qualcosina di chiarezza in quella che è la gamma media, un po' più di precisione, un po' più di realismo, un po' più di attenzione a una gamma che altrimenti verrebbe un po' soffocata, un po' inscurita dal basso proposto dalle CX7. E quindi appunto non è chissà che ascolto, è un ascolto interessante per chi sicuramente si muove tanto e non ha la possibilità o la voglia di spendere, investire in un sistema hi-fi portable, quindi composto da delle cuffie portable e anche in aggiunta da un DAP, magari anche di un certo livello. Ne parleremo poi anche su questo canale, di un paio di DAP, appunto un Aston Kern e un FIO. Ne abbiamo già parlato di altri FIO e anche Aston Kern, però appunto questo dal punto di vista sonoro, e sono abbastanza comode, rimangono ben dentro ai canali auricolari, quindi non rischiano di cadere, di rovinarsi a terra. E ecco appunto, l'archetto può essere considerato un punto di vantaggio o di svantaggio, un po' dipende dall'uso che ognuno di noi ne fa, nel senso che può essere interessante come comodità, perché ci permette di togliere gli auricolari quando vogliamo senza doverli riporre. Però poi dopo ovviamente potrebbe essere anche un elemento di scomodità, perché è comunque sempre un archetto attorno al collo. Detto questo, ho parlato brevemente di queste cuffie, vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!